Benvenuti, siamo giunti dunque alle semifinali. Caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende Fabio che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Pallone alto nello spazio. Savu Castiglieco. Sulla fascia, in profondità. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Passaggio in avanti. La Padula. Che sì. Continua ad avanzare verso l'area. Cerca una soluzione con la palla lunga. Çalhanoğlu. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Fa avanzare la manovra. Savu Castiglieco si spinge in avanti sulla destra. Lungo passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Che sì. La gioca a sinistra. Çalhanoğlu. Rebic. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova la soluzione in fascia. Prova immediatamente in avanti. Tocco prudente al portiere. Un inizio di partita che chiamerei con un eufemismo prudente. Effettua un passaggio lungo. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Trova il compagno in ottima posizione. Che sì. Ecco la Padula. Se ne va. Filtra la palla in profondità. Sulla fascia, è libero. C'è il cross.
ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Intercetta il passaggio, pericolo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Prova la giocata nello spazio, cerca spazio. Cerca l'uomo là davanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Alessio Romagnoli. Hernandez. Le due squadre si temono, Fabio. Si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. La mette in avanti. Prova il filtrante. Cerca di servire il compagno in avanti. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Rebic. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Ci mette. Azione fallosa, nessun dubbio. L'arbitro è stato chiaro. Questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Non ha sfruttato bene questa opportunità. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. C'è la palla lunga, in avanti. Tenta la conclusione. Perfetta la parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Che sì. Decidono di giocarla all'indietro. Bella rete di passaggi. Çalhanoğlu. È bravo proprio a puntare i difensori e saltarli. Da lui ti puoi aspettare questo ed altro. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Sulla fascia, in profondità. Prova il cross in aria. Prova di testa. Spazza via. Vuole la profondità. Ecco la Padula. Ottiene un buon calcio di punizione. E la difesa riesce ad allontanare. Çalhanoğlu. Savu Castiglieco. Çalhanoğlu. Savu Castiglieco. Cerca spazio. Ha spazio sulla fascia. Ha la possibilità di andare verso la porta. Prova a verticalizzare. Hernandez. Rebic. Bel pallone, ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Fallo, calcio di punizione.
Alessio Romagnoli non è più in campo e ora i suoi compagni dovranno farcela senza di lui. Ancora opportunità da palla inattiva. Ecco il tiro! Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Si riparte con un fallo laterale. Filtra la palla in profondità. È libero di creare pericolo. Cross. Ci è arrivato lui. Si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Çalhanoğlu. Prova il filtrante. Sceglie il lancio lungo. La Padula. Questa palla è per lui. Çalhanoğlu. Prova la giocata nello spazio. Çalhanoğlu. Non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Prova a prolungare in avanti. Prova il filtrante. Cerca spazio. Riceve un pallone interessante. Prova con il tocco basso. Se la cava, la difesa allontana la palla. Pallone in mezzo. Passaggio intercettato. Prova a passare con un pallone profondo. E purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni. Peccato. Rebic. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Allunga in verticale. Vuole la profondità. Lungo passaggio in avanti. Riceve il passaggio. Cerca il tiro. Cross in arrivo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadre negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Prova il filtrante. Prova la verticalizzazione. Attenzione! Si libera la grande. Si libera della palla ed evita complicazioni. Buona la conclusione. Cerca cross. Va di testa. È mancata un po' di precisione. Il Milan deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Salgono con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Ecco il cross.
Ottima progressione, palla al piede. Çalhanoğlu. Savu Castiglieco. È arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Buon lancio. Hernandez. Che sì. Çalhanoğlu. La mette sulla sinistra. Hernandez. La Padula prova la fondo sulla destra. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Tentativo in avanti, lungo. Che sì. 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull'altra. Tentativo in avanti, lungo. La Padula vuole la profondità. Bella apertura. Può andare. La conclusione. Occasione. C'è il retropassaggio. Ci prova! E hanno sprecato questa opportunità di contrattaccare e ci hanno messo troppo. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Rebic prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. C'è la palla lunga in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Çalhanoğlu con un pallone in avanti. Cerca la fondo, palla al piede. Passaggio in avanti. Il Milan ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Errore qui, pallone sprecato. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. C'è il cross. Palla in avanti verso il compagno. Cerca spazio. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Che sì. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Ecco il traversone. Prova a salire in aria. Altro errore, fotocopia tra l'altro, uguale a quello di prima. Stanno concedendo troppi cross agli avversari. Devono cambiare qualcosa se non vogliono subire gol. E il rinvio arriva direttamente a lui. Che sì. Qualche bel tiro, qualche buona iniziativa,
Poca lucidità però sotto porta, nessuno è riuscito a segnare. Nonostante il risultato, fino a questo momento è stata una partita ricca di occasioni, ma gli attaccanti di entrambe le squadre non sono stati abbastanza precisi nelle conclusioni verso la porta. Hernandez cerca la profondità. Cerca di lanciare il compagno. Prova la giocata nello spazio. La mette in profondità per il compagno. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Prova il filtrante. Occhio al cross. Può tentare la conclusione. Fa avanzare la manovra. Vuole la profondità. Cerca di servire il compagno in avanti. Hernandez con l'intercetto. Lancio lungo del portiere. C'è il lancio lungo. La Padula va a raccogliere il passaggio. Effettua un passaggio lungo. Çalhanoğlu. Si libera molto bene. Cerca spazio. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Dunque, rimessa laterale. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Vuole la profondità. Prova la soluzione in fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Traversone verso il centro. Prova la conclusione aerea. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. La regina ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Prova la giocata nello spazio e trova bene il compagno. Prova immediatamente in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Che sì.
E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Provano a ripartire da dietro. È davvero una bella serie di passaggi questa. Sulla fascia, in profondità. Grande movimento nello spazio. La mette dentro. Ci prova di testa. Non è riuscito a metterla dentro. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Sì, hanno il possesso della palla, ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva. Prova il filtrante. Cerca il numero. Si fa largo con grande determinazione. Cerca una soluzione con la palla lunga. Vuole la profondità. Prova la giocata nello spazio. Riceve in ottima posizione. Può calciare a rete e passa. Attenzione al tiro. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Prova a prolungare in avanti. Prova a passare con un pallone profondo. Rebic. Cerca spazio. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Finisce la gara di andata, che si chiude dunque con un pareggio. A entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Poi, è chiaro, il risultato lo determinano anche gli episodi. Oggi è andata così.